Salve a tutti! Oggi vi mostro una tecnica molto semplice per creare degli sfondi utilizzando gli stencil e la Big Shot. Ed ecco due esempi. Per creare questa tecnica abbiamo bisogno di due basi, l'impression pad e il silicone rubber, che in genere si utilizzano proprio per embossare. Io utilizzo la Big Shot Plus, ma potete anche utilizzare una classica Big Shot. Posizioniamo la piattaforma, B, comunque se avete l'altra Big Shot basta posizionare in tab 1, e una base. A questo punto scegliamo uno stencil. Mettiamo il nostro cartoncino sullo stencil. Sovrapponiamo con il tappetino silicone rubber e chiudiamo il nostro sandwich con l'impression pad. Giriamo la manovella. Ed ecco che abbiamo un effetto embossing semplicemente con uno stencil. A seconda dello spessore dello stencil che andate ad utilizzare, avrete un embossing più o meno visibile. Gli stencil Studio Calico hanno uno spessore maggiore, quindi la texture risulterà più evidente. Vedete? Dopo aver creato la nostra texture possiamo divertirci a lavorare sopra con i vari inchiostri. Possiamo utilizzare ad esempio di stress ink come in questo caso o più semplicemente degli acquerelli. Mi auguro vi piaccia questa tecnica. A presto, ciao ciao!